La giovane donna, vittima di un linciaggio mediatico che si è suicidata poco fa e di cui non voglio fare il nome perché ho l'impressione che questa cosa sia stata sfruttata parecchio mediaticamente, non vorrei essere uno dei tanti. Secondo me però fa riflettere su quello che può essere un problema nuovo che abbiamo davanti. In quest'epoca in cui i media sono diventati così importanti e invadenti nella nostra vita, ed è quello della nostra responsabilità nelle azioni che facciamo, in come ci comportiamo, soprattutto tenendo conto del fatto che è sempre più difficile prevederne le possibili conseguenze. Cioè, sempre più c'è uno iato, un distacco tra azioni anche banali che noi possiamo compiere nella vita di tutti i giorni, con le persone di cui ci fidiamo, e l'impossibilità di prevedere, di anticipare quello che potrebbe capitarci dopo, come conseguenze di azioni anche semplici, anche private, anche riservate, e anche insieme a persone alle quali prestiamo la nostra fiducia e dalle quali non ci immagineremo, non ci aspetteremo mai dei gesti o effetti particolari delle nostre azioni. Il bisogno di apparire, il bisogno di trovare continuamente delle situazioni che destino scandalo, che destino curiosità, che destino a volte una curiosità morbosa, che richiamino a tutti i costi l'attenzione, perché non c'è altro modo per trovare una propria identità se non quella di destare scandalo, di arrivare all'eccesso, di esasperare determinate situazioni, di mettersi in mostra nei media attraverso quelle cose che risultano essere eccezionali, spericolate, spudorate, è tale che spesso rende le persone non più affidabili. E quindi, quando anche nella nostra vita privata compiamo determinate azioni banali, semplici, buone, che non hanno niente, che non fanno del male a nessuno, insomma, no, stiamo nella nostra privacy. Dobbiamo sempre essere molto prudenti nel fidarci di altri e anche a volte nel fidarci di noi stessi quando siamo presi magari da un po' di narcisismo, di ambizione, di dimostrarci, di mostrare i nostri bambini, di mostrare le nostre cose, le nostre case, i nostri familiari, tutta una serie di cose delle quali poi non potremmo mai o difficilmente riusciremmo a prevedere le conseguenze. Questa è un po' una conseguenza del vivere contemporaneo, questa impossibilità. E abbiamo visto che le conseguenze possono essere anche molto gravi, molto serie, insomma, no? La propria immagine diventa gravemente compromessa, lesa molte volte per delle azioni che non meritano questo, che devono restare nel privato e che sono squisitamente private. E questo può portare anche a due tipi di comportamento, no? O l'eccessiva diffidenza nei confronti di tutto e di tutti, e quindi la chiusura, e quindi anche la incapacità o la impossibilità di usufruire di un mezzo che tra i tanti pericoli, tra le tante insidie che nasconde, però offre anche delle opportunità, è anche uno strumento senza del quale si rischia anche di rimanere isolati in una società che comunque lo usa in maniera così generale. L'eccesso di prudenza e invece l'eccesso di disinvoltura, come succede quando lo si usa in maniera così disinvolta, quando lo si usa in maniera
imprudente. Quando non si pensa, non si riescono ad anticipare tutte le possibili conseguenze di determinate azioni, determinati gesti, determinate cose. E questo, diciamo così, è un po' quel sentimento, no, che lievita nel contemporaneo. Questa insicurezza che succede quando ci si muove, quando si è costretti a muoversi, ma in tutti i campi, quando si va in automobile, no? E si cerca di essere prudenti, eppure sai che ci sono occhi che ti spiano da tutte le parti, che magari quella volta in cui invece di andare a 50 vai a 55 perché ti distrai per un attimo, zac, c'è la telecamera dove non te l'aspetti che ti blocca. Oppure quando sei convinto di aver fatto tutto in regola, tutto quanto bene, nella tua denuncia fiscale, eccetera, eccetera, poi zac, c'è sempre quel qualcosa che ti dimentichi, che non sai, a cui non avevi pensato, in cui con tutta la buona volontà di fare le cose bene. Insomma, sta di fatto che viviamo in una situazione in cui continuamente siamo in una situazione di insicurezza, in cui dobbiamo sempre stare attenti e immaginarci pericoli che magari non saranno, non succederanno, ma che ci potrebbero succedere e che nel momento in cui magari succedono diventano particolarmente gravi perché non più gestibili, perché ci sfuggono di mano, perché arrivano in una dimensione kafkiana, possiamo dirlo così, in cui per quanto facciamo, rischiamo di sprofondare in un gorgo di burocrazia, di perbenismo, di giudizi, di situazioni mediatiche che diventano ingestibili. È un po' un qualcosa che ci pende sopra e che forse non è estraneo a quel sentimento di ansia, qualche volta un po' di angoscia che proviamo nel quotidiano, questo pericolo imminente che ci sovrasta qualsiasi cosa facciamo, sia pure con le miglior buone attenzioni. E poi questo pericolo, come nel caso che avevo citato all'inizio, no? Questo pericolo che ti viene da casa tua, dai tuoi amici, dal tuo privato, questo perturbante, questo luogo dove tu credi di trovare sicurezza, e invece da lì viene proprio il pericolo più grande. Così. Buona giornata.